Grazie, grazie a Francesca Ilari. Si avvicina l'estate, ci si interroga dove andare in vacanza. Tra le nuove tendenze c'è la costa laziale, sempre più preferita dai romani. Sentiamo. Estate 2016, tempo di vacanze. Da un sondaggio realizzato da GeoTravel Network, che rappresenta 1400 agenzie viaggi, di cui 130 nel Lazio, il 70% degli intervistati ha manifestato l'intenzione di andare in vacanza. L'80% ha espresso la voglia di raggiungere una località di mare e proprio il litorale laziale quest'anno spicca tra le mete più gettonate nel segmento Italia Mare. Anzi, è una delle mete più richieste per via dell'offerta forse più completa che abbiamo in questa regione. Si va dall'offerta balneare con stabilimenti molto organizzati, attività notturne, diurne, quindi attività anche per i giovani, fino a un'offerta culturale importantissima, dai siti archeologici alle varie ville romane, la villa di Nerone, le varie chiese, tra cui quella più importante di Sant'Antonio e Santo Pio, che è qui di dietro, che si dovrebbe anche vedere. Quindi è sicuramente una delle mete più richieste. Ovviamente, oltre ad Anzio, abbiamo tutta la parte sud del Lazio, e per chi ama, anche per via della viabilità più comoda forse verso il nord del Lazio, abbiamo tutta la zona di Santa Marinella, Santa Severa, ovviamente, che rappresentano tutte insieme un'offerta molto importante per questa regione. La costa è scelta prevalentemente dai romani, che preferiscono non allontanarsi troppo. Dall'analisi emerge anche una nuova tendenza: l'aumento per questa stagione della presenza degli stranieri sul litorale laziale, specialmente ad Anzio. L'attenzione internazionale sulla costa laziale, in particolare su Anzio, è testimoniata anche dalla visita in questi giorni dell'ambasciatore intergovernativo del Made in Italy, Anthony Pett. Visita partita dal porto, meta preferita dagli stranieri. Il porto è una meta privilegiata per le persone di mezza età, perché vogliono vivere una vacanza tranquilla, e sicuramente il porto di Anzio è un porto ricco di storia, dallo sbarco che c'è stato nella Seconda Guerra Mondiale fino ad arrivare comunque ad un momento di relax totale. Da ambasciatore del Made in Italy è anche alla ricerca di sapere e sapori del posto, di cui parlare nei suoi prossimi viaggi, il primo in India. Sicuramente per il piatto dell'estate 2016 protagonista è il pesce fresco tipico del luogo. La pezzonia, che tutti i turisti apprezzano e amano, viene abbinato ad uno dei prodotti dell'enogastronomia che io porto in ogni tappa, in questo caso il vino. Un vino che ho scelto per questo abbinamento è un vino bianco, altamente biologico, che proviene da una cantina di Borgo Montello, che sicuramente può rappresentarci al meglio nelle eccellenze del Made in Italy. Non dimentichiamo anche il vino rosso, che è il vino della passione, quindi Italia da gustare, Italia più bella. E poi storia, che passa dallo sbarco degli alleati ad Anzio il 22 gennaio del 1944 alla vicenda di Angelita, protagonista di un racconto a metà fra storia e leggenda. A soli 5 anni morì durante un bombardamento. Cultura, arte, archeologia e divertimento, di spiagge incastonate tra un suggestivo sito archeologico con le grotte e la villa imperiale di Nerone e un mare tra le 8 bandiere blu del Lazio, ce ne sono poche. È fondamentale, quando si sta in vacanza, avere uno sfondo scenografico fra i più belli, credo, dell'Italia, e questo sicuramente può essere l'emblema della nostra storia. E di qui l'appello a essere tutti degli angeli custodi di questi posti da tutelare e proteggere. Solo attraverso le nostre eccellenze possiamo essere portavoci di messaggi positivi e belli. E questo servizio era di Antonella Pallante.